Grazie Presidente. Allora, grazie ai colleghi se mi fanno parlare. Allora, io direi che oggi è un... io mi trovo qui e un po' mi dispiace di tante cose che sento. Prima di tutto devo dire ai miei colleghi che in quest'aula ho spesso e troppo sentito parlare oggi di rifiuti, quando noi invece dovremmo parlare della riduzione degli stessi. Io, insomma, dovremmo portare il discorso su questo, sulla riduzione mediante il riuso e il riutilizzo e poi proprio alla fine il riciclo. Io ho sentito le parole della cittadina Alessandra, e abbiamo lo stesso nome, io pure mi chiamo Alessandra, e mi ha fatto piacere perché dopo tanti interventi sono partiti proprio da lei le parole che dovrebbero essere parole chiave di questo consiglio tematico, perché noi ci dobbiamo ricordare che siamo venuti qui proprio come cittadini liberi, soprattutto senza mani legate, proprio per portare nelle istituzioni un modo diverso di vedere le cose, soprattutto anche per quanto riguarda i rifiuti. Quindi non abbiamo perso 3 anni e mezzo, però io credo che sia importante gettare le basi per fare in modo di andare a parlare tra i cittadini, noi, di fare un passaparola, di andare a incontrare le comunità, proprio perché dobbiamo parlare di una riduzione, perché non è possibile ancora nel 2019 cercare siti dove andare a stoccare i milioni di tonnellate di rifiuti che si fanno a Roma Capitale, provenienti anche da altri posti, provenienti anche da cittadini che vengono da fuori. Forse non abbiamo inciso abbastanza su questo discorso e forse dovremmo fare ancora di più. Su questo argomento non posso che riportare l'attenzione anche sui siti che sono stati individuati dalla relazione fatta dai tecnici prevista dall'ordinanza della Regione, dai quali appunto noto che, ahimè, 4 siti ricadono nel 9° municipio. Ebbene, questo io penso sia inaccettabile e lo chiedo ai signori seduti alla Regione Lazio, che se non erro è a guida PD, proprio da quei signori della stessa fede politica che oggi criticano ciò che sta facendo il Movimento 5 Stelle alla guida di Roma Capitale. È vergognoso quello che sento dire dagli scranni sia del centrodestra e anche del centrosinistra, e capirete perché. E parto proprio da questi siti individuati, di cui ripeto 4 nel municipio 9, che sono siti già sofferenti. Uno di questi è proprio il sito di vicino al Divido Amore, noi lo conosciamo come Falcognana, sul quale ha parlato la cittadina che ha preso la parola prima. Ebbene, quel sito io ricordo che è stato autorizzato sotto la Regione a guida Storace, autorizzato, costruito già in una zona di alto pregio ambientale, naturalistico. Purtroppo il vincolo Bondi è arrivato solo nel 2010, perché io sto parlando del periodo dal 2000 al 2004 fu costruita la discarica di Falcognana, dove vengono sversati rifiuti non pericolosi e pericolosi, e dove i cittadini hanno fatto una lunga battaglia affinché non fossero portati poi nel 2014, quando ci fu la crisi sotto il sindaco Marino,
con la chiusura di Malagrotta, quando nel 2014 si volevano portare i rifiuti di Roma Capitale. Una grande lotta dei cittadini che ha fatto in modo che questi rifiuti non arrivassero mai. Devo dire che io, come consigliere di opposizione, insieme a un altro consigliere del municipio nono, per questo conosco benissimo questi siti, abbiamo portato tantissimi atti in quel municipio, nel consiglio, contro i codici CER inquinanti che volevano portare in quella discarica. Dopodiché il sindaco Marino con l'assessore all'ambiente dell'epoca furono messi alle strette e quindi poi i rifiuti trasbordarono in altri luoghi. Dopodiché ci sono altri tipi di siti individuati sempre nel nono municipio, che sono ex cave, dove oggi si portano gli inerti, ma che sono vicinissime a case sparse e centri abitati. Quindi io dico alla persona della Regione Lazio che stanno pensando magari di conferire, che vorranno magari conferire in questi luoghi, di non solo raccogliere l'appello della cittadina che ha parlato prima, ma anche l'appello di quest'Aula. Non si può derogare alla salute dei cittadini. Pertanto le deroghe che tanto usano anche a mo così in un modo coercitivo nei nostri confronti, nei confronti di Roma Capitale, non devono essere usati a discapito della salute dei cittadini e soprattutto nel rispetto dell'ambiente. Io voglio anche ricordare che l'ordinanza della Regione Lazio, quasi in modo spregiudicato, non ricorda che Roma Capitale è stata colpita per quanto riguarda i propri rifiuti con due incendi, uno purtroppo che ha segnato la fine vita del TMB Salario e l'altro che stava per arrestare il TMB di Rocca Cencia. Ecco, questo a me dispiace, perché significa non essere miope, non aver voluto descrivere veramente quale sia la situazione dei rifiuti di Roma e che impatto appunto hanno avuto fino ad oggi sulla città, che ha dovuto autodeterminarsi e che chiaramente la chiusura del TMB Salario ha dato un duro colpo. Inoltre vorrei ricordare, anche di questo si tace stranamente nell'ordinanza della Regione Lazio, come la Comunità Europea dica delle parole forti come macigni. Il piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, adottato nel 2012, sembra essere rimasto in gran parte inattuato per quanto riguarda il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e la disponibilità di impianti di trattamento dei rifiuti residui. Ecco, queste sono parole che io spero siano rimaste nella mente di chi oggi si vuole occupare dei rifiuti della Regione Lazio. Noi stiamo aspettando quindi questo piano di gestione dei rifiuti nuovo, che, come ha detto bene la sindaca, aspettiamo da 6 anni. Concludo dicendo che Roma deve essere aiutata prima di tutto dai cittadini, perché sulla riduzione dei rifiuti possiamo essere solo noi a dare un grosso impulso. Io ve lo dico a chi è in aula adesso, al personale di Roma Capitale, ai miei colleghi, a chi è seduto oggi negli scranni: solo noi con piccole azioni possiamo dare impulso alla riduzione dei rifiuti, perché non si debba più parlare di stoccaggio di rifiuti. Questo è importantissimo, deve essere chiaro a tutti noi. La seconda cosa, e mi rivolgo chiaramente agli assessori, a chi amministra questa città, a noi, alla sindaca, è che
che è importante illuminare i monumenti di Roma. Roma è una delle città più belle del mondo, Roma caput mundi, io vi ricordo, ma altrettanto importante tutelare l'agro romano intorno a Roma Capitale, il nostro agro romano, un monumento di bellezza naturale dove ci sono tantissimi insediamenti agricoli. Ricordo che noi siamo per il chilometro zero, sponsorizziamo i farmer market, sponsorizziamo i mercati a chilometro zero e quindi dobbiamo tutelare le meraviglie naturalistiche, ambientali dell'agro romano. Non è possibile pensare oggi a portare rifiuti, FOS, CDR o quante altre cose saranno nelle campagne meravigliose di Roma Capitale. Grazie.